Buongiorno, non so se voi siete come me, ma quando io vado al supermercato leggo le etichette dei prodotti. Quindi, se prendo una passata di pomodoro, preferisco prendere la passata dove c'è scritto 100% pomodoro Italia, magari anche biologico. Anche se quella passata costa molto di più rispetto alla passata che c'è nello scaffale vicino. E lo stesso per l'olio. Se compro l'olio, vedo oli da 2 euro al litro, fino in alcuni negozi specializzati fino a 25 euro al litro. Se io vedo un olio d'oliva extravergine, top Garda, io preferisco prendere quell'olio, anche se costa 15 euro al litro, perché io credo che i prodotti DOP sono prodotti di qualità e poi voglio promuovere l'agricoltura della mia regione. E così per il formaggio grattugiato. Io preferisco prendere il grattugiato DOP, perché appunto è sintomo di qualità, rispetto agli altri grattugiati, anche se quel grattugiato costa 4 volte di più rispetto all'altro. E così come anche per i prodotti cosmetici. Loro lo sanno, ma io preferisco prendere i prodotti dove c'è scritto non ci sono derivati di origine animale. Ma noi consumatori siamo sicuri che quello che c'è scritto in etichetta corrisponde al vero? In questo, guarda, ve l'assicuro, interviene la scienza, cioè interviene un'analisi chimica, l'analisi dei rapporti tra isotopi stabili di alcuni elementi che sono carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, zolfo. Cosa sono gli isotopi? Sono atomi di diversa massa e i rapporti isotopici di questi elementi cambiano con l'origine del prodotto, cambiano con il clima dove il prodotto viene creato. Prendiamo come esempio l'olio d'oliva. Non so se avete letto Panorama, fine del 2011. C'è scritto che in Italia si consumano 700.000 tonnellate di olio d'oliva. 470.000 di questo olio d'oliva proviene da Grecia, Spagna e Tunisia. Quindi come faccio di essere sicuro che in quell'olio del Garda che paga 15 euro al litro c'è veramente olio del Garda? Faccio un'analisi, cioè utilizzo la scienza, faccio un'analisi chimica, perché gli isotopi dell'olio del Garda sono molto diversi rispetto agli isotopi degli altri oli, perché il microclima del Garda è molto diverso, è più freddo, e quindi i rapporti isotopici vengono influenzati. Lo stesso per la passata. Pensate, il 20% del pomodoro industriale proviene dalla Cina. La passata può derivare da concentrati cinesi che vengono diluiti, ma io preferisco prendere la passata italiana. E pensate, gli isotopi della passata italiana sono molto diversi rispetto a quelli della passata derivata da concentrati cinesi. E quindi si può dire che la scienza fornisce uno strumento agli organismi di controllo per combattere le contraffazioni e quindi aiuta anche i consumatori a non essere frodati. Grazie per la vostra attenzione.